La partita sta a cominciare, l'ho detto lo speaker Gazzo Zamparo che sono i due arbitri, però lo ripetiamo anche noi, si tratta di Gallo e di Rivron, Gallon Veneto di Monselice, provincia di Padova, mentre Rivron è di Gradisca di Sonstoin, provincia di Gorizia. La partita comincia, buono spettacolo a tutti, cintura allacciatissima, è cominciata la undicesima giornata d'andata di NB, primo possesso per la GSA, Federico Bellina molto distante anche dall'arco del 6.75, ora il ribaltamento di lato per Andrea Piazza, resta Squeo davanti a Bellina, impedisce un facile rifornimento, però Fede recupera comunque il pallone, così mi gancio sbaglia, segue il rimbalzo e Osman Gueye cerca di battere Bose, ci riesce sulla prima linea. Lo dicevi anche tu, caro Coa, ci vediamo poi gli accoppiamenti difensivi. No, Bose è rimasto contro Gueye solamente per un cambio difensivo all'interno dell'azione offensiva. Sì, penso che tranquillamente Tassinari e Bose si cambieranno sempre gli uomini. Fisicamente sono molto simili, forse anche Hassan, ecco come in questo caso è andato su Munini, per cui diciamo che a parte Silvestrini e Squeo probabilmente i tre esterni di Rimini cambieranno in grande o grande tripla di Munini, cambieranno continuamente su tutti i blocchi. Partita a scacchi anche tra i due tecnici, sia Paderni sia Rossi, guardano queste prime battute, amano spesso far cambiare i propri giocatori dopo ogni blocco. Intanto Hassan dimostra che non sa solamente tirare da tre punti, sa anche attaccare il ferro, nella fattispecie comodo palleggiare questo tiro vincente. Secondo me sarà una delle poche volte che Hassan entrerà dentro l'area, perché lui è noto soprattutto per essere un grandissimo tiratore dall'arco dei tre punti. Subito a smentirmi Andrea Piazza in palleggio, ancora sul lato sinistro a palleggiare si tira anche lui l'errore, rimbalzo di Bosio che mette subito la palla per terra, l'apertura consegnata per Silvestrini, si accoppia subito contro i due Andrea Piazza, Bosio da mezzo angolo si alza contro Munini, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Osman Gueye, 8 minuti 30 secondi alla fine del primo quarto, Gueye da tre punti, va il marziano, Udine 6 Rimini 2. Due bei attacchi di Udine, questo in transizione, quello prima con la difesa schierata, e due bombe per Udine. Grande attacco per il momento per la formazione friulana. Tiro sbilenco per Silvestrini, che c'è un minimo di protesta in confronto degli arbitri. Munini disturbato. Penetrazione vincente da riscaldamento per il capitano bianconero che, come nel turno casalingo precedente, ha cominciato molto molto bene la partita. 8 GSA, 2 Krabs, 7 minuti 58 secondi alla fine della prima frazione. Tassinari riceve molto distante anche dall'arco, poi Squeo rincola, va in allontanamento contro Bellina. Beh, canestro di talento puro per Squeo. Sì, sicuramente Squeo, malgrado la sua altezza, non è un giocatore che agisce particolarmente vicino a canestro, più bravo forse in questo tiro dai 3-4 metri, non ha grandi movimenti perché probabilmente non riesce a tenere fisicamente in contatto con gli avversari lunghi. Palla persa da parte di Andrea Piazza, Sand dall'altra parte, altro palleggio arresto, non tiro, Silvestrini rifornisce Squeo, il tiro da mezzo angolo per l'ex giocatore di Latina, mandato a bersaglio, fino adesso Squeo sta dimostrando che Garelli ha sbagliato a lasciarlo andare via. Ma sai, secondo me bisogna vedere cosa uno vuole da un giocatore. Lui è probabilmente più un 4 che un 5 a discapito della sua altezza. Grande canestro intanto di Filiberto Dri, che fa saltare l'avversario e poi conclude facilmente dal sottocanestro. Secondo me una delle chiavi potrebbe essere la difesa di Rimini in questi minuti non molto efficace, deve contenere sicuramente l'attacco di Udine. Per il momento siamo 10-8 e non sono neanche trascorsi i 3 minuti. Mi permetti questo? Fino adesso i giocatori in campo hanno sempre segnato facendo canestri di letture. Sì, però diciamo che le difese non sono infallibili. Sicuramente ecco, contropiede di Silvestrini su un tiro sbagliato di Gueye. Come ti dicevo prima, bomba di Hassan. Viene lanciato il contropiede Filiberto Dri, mantiene il controllo del pallone. Filiberto Dri adesso di potenza, c'è il fallo di Squeo. Due tiri liberi in arrivo per Filiberto Dri. 6 minuti, 13 secondi alla fine del primo quarto, GSA 10, Krabs 8. È pronto Filiberto Dri dalla linea della carità per una coppia di tiri liberi, sono già 2 falli di squadra per i Krabs, sono invece 0 quelli per la GSA. Filiberto Dri col primo tiro libero a segno, altra opportunità per lui. Ricordiamo che questo è l'ultimo impegno interno
dell'anno solare 2013 per la GSA, visto che sabato prossimo Udine sarà di scena a Spilimbergo alle 18.30 nel derby FVG, che sarà trasmesso in diretta in esclusiva dalle nostre emittenti. 2 su 2 per Filiberto Dri, più 4 per la GSA, quando mancano 6 minuti 5 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Hassan ancora entra dentro l'arco, sbaglia la conclusione, Osman Gueye svita un'altra lampadina, è un 2 contro 3 per la GSA. Gueye aspetta arrivo dei rinforzi, no, vai per l'etazione Osman, c'è fallo di Tassinari. L'hesitation di Gueye, che poi comunque è andato ad attaccare verso il centro della difesa, stranamente non si è protretto con la mano destra, bensì è andato con la mano destra al ferro. Sì, è stato molto bravo a crearsi un vantaggio, forse poteva concludere con la mano sinistra difendendosi col corpo e quindi magari anche realizzando e subendo fallo. Una delle cose particolari che ho notato in questo inizio di campionato è la capacità da parte di tutte le squadre di schierare un 4 che in realtà non è un 4 e quindi di poter tranquillamente cambiare a parte con 1 e con 5 con tutti gli altri giocatori. Intanto esce Squeo per aver subito un colpo, probabilmente sta sanguinando ad un dito. Al suo posto è entrato Marengo, quindi come tale nulla è cambiato sotto profilo tattico, è uscito un centro ed è entrato un centro. Gueye segna il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, ancora Osman per l'ipotetico più 6 della GSA ed è così 14 Udine, 8 Rimini, 5 minuti 52 secondi alla fine del primo periodo. Tassinari, doppia uscita per lui, sceglie il lato sinistro. Tassinari gioca con un lob per Silvestrini, poi la palla carambola sulla testa dello stesso playmaker, compagno di squadra di Tassinari. Palla persa per i Krabs, Rossi chiama subito time out. Il punteggio GSA 14, Rimini 8, 5 minuti 42 secondi alla fine del primo quarto. Diamo al volo i tabellini per la GSA: Dri 4, Gueye 5 e Monini 5. Per Rimini invece Tassinari 2, Hassan 2 e Squeo 4. La GSA per il momento sta tirando con il 4 su 7 dal campo, di cui 2 su 3 da 3 punti e 4 su 4 liberi, mentre Rimini è 4 su 8 al poligono con 0 su 1 da 3 punti. Facendo uno sguardo di insieme, coach, sono in trasferta in trasferta Spilimbergo, pardon, a Costa Volpino, mentre Pordenone sta giocando in casa e non a caso, per chi volesse fare una sorta di zapping su internet, sull'altro canale di fvgsportsane.com, viene mandata in onda anche la partita della Friuladria. Lugo sta cambiando tanto, ha già cambiato tanto nella sua formazione, è stata sconfitta però ieri nell'anticipo. Lugo che è all'ultimo posto in classifica assieme appunto alla Graphi Studio Spilimbergo. Sì, è difesa zona per il Rimini, Gueye mette la palla per terra, batte Silvestrini e subisce un fallo. Sì, Rimini dopo questo time out è passata a zona 2-3 con Hassan davanti assieme a Silvestrini per sfruttare un po' la capacità di Hassan con le sue mani di coprire le linee di passaggio. Adesso Udine deve essere brava ad attaccare bene la zona e a trovare sempre buoni tiri. Monini dal mezzo angolo insacca il suo settimo punto personale, 16 GSA 8 Krabs, massimo vantaggio aggiornato per Udine quando stiamo per entrare nella seconda metà del primo quarto. Il fallo lontano dalla palla di Osman Gueye che si accusa della penalità, body check falloso da parte del giocatore bianconero. È molto importante quando un'altra squadra cambia difesa costruire bene i primi 2-3 tiri, indifferentemente poi se vanno a bersaglio o no, logicamente meglio se vanno a bersaglio, però per dare tranquillità, per dare sicurezza è importante costruire bene gli ultimi tiri. Intanto adesso un particolare tecnico, Udine, Silvestrini non cambia sul pick and roll ma lo manda sul fondo, è una soluzione tattica nuova adottata da coach Paderni.
Andrea Piazza sbaglia la penetrazione a San, finta di consegnato a San, crossover frontale, non perde la maniglia, trova con un passaggio Bosio che sbaglia la conclusione dall'angolo da tre punti, altro rimbalzo per Osman Gueye, prende l'apertura Claudio Munini. Andrea Piazza prende il pallone tra le mani, ordina lo schema contro la difesa uomo di Rimini. Munini ribalta lato per Filiberto Dri, Phil, la finta di partenza verso il centro, poi la penetrazione sulla linea di fondo, altri due punti per lui, più 10 GSA. Hassan è un grandissimo attaccante, però forse come difensore è un attimo da rivedere. C'è una particolarità per Rimini che adottano anche molte squadre ultimamente, vedo qualche partita di Serie A. Il gioco con due post alti generalmente è svolto sempre dal numero 4 e dal numero 5. In questo caso invece Rimini vuole, come Milano in questo momento con Banchi quando gioca Moss, vuole sfruttare Hassan da post per poter usufruire di un pick and roll e poi potersi liberare per il tiro. È una soluzione molto interessante che i romagnoli stanno adottando. Squeo rientrato sul rettangolo di gioco, subito il fallo da parte di Bellina, l'errore ancora di Bosio, rimbalzo dello stesso Fede dall'altra parte, subito fa viaggiare il pallone in piazza per Osman Gueye, Bellina rimorchio da tre punti, va Federico Bellina, più 13 GSA, 21 Udine, 8 Rimini, 3 minuti 35 secondi alla fine del primo periodo. Grande Udine in transizione, trovare delle bombe semplici mentre si sta alzando Truccolo della panchina pronto ad entrare. Rimini adesso in questo momento facendo difficoltà a trovare il canestro, spara a Sandra alla linea di 3 ma non trova il canestro, mentre segna da sotto Squeo dopo aver conquistato il rimbalzo in attacco. Canestro piuttosto fortunoso da parte dei Crabs, con Squeo che si è ritrovato la palla tra le mani. Andrea Piazza gioca due ancora per Federico Bellina, mette la palla per terra, Bellina in mezzo alla penetrazione, semigancio destro, l'errore, Bosio si aiuta con il ferro in un'azione un po' strana, rimbalzo si veste in pari, controllo del pallone, no, Hassan si trova la boccia tra le mani, spara la tripla e la schiva Referto. 5 punti, rapida successione per i Crabs, un po' fortunoso sì, però tutti sanno che Silvestrini penetrerà e che Hassan tirerà, però spesso non è facile da avversari fermare queste due armi che hanno Rimini. Intanto cambio difensivo, Bosio non esegue velocemente il cambio e Gueye può tirare da tre. Ancora transizione di Rimini con Silvestrini che trova una bella palla per Tassinari. Tassinari ribalta al lato per Osman Gueye che va dall'altra parte contro Squeo. Gueye fino in fondo con la schiacciata, il marziano, più 10 GSA, 23-13, 2 minuti, 10 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. La butto lì, ma per me Udine oggi segna più di 90 punti. Vedremo, l'hai detto con tanto tempo d'anticipo, quindi tu ne sai e dovrebbe realizzarsi questa tua previsione. Gueye ancora in palleggio, la tripla contro Tassinari, l'errore, rimbalzo di Squeo, tiro fuori dai giochi per Osman che ha perso qualcosa per strada, forse il paradenti, dall'altra parte Bosio segna due punti. Tiro un po' forzato di Osman che chiede scusa ai compagni immediatamente, non c'era rimbalzo, non era un buonissimo tiro da prendere in transizione, per cui in questo caso Udine è forzato e come spesso succede è stata punita. Invece grande palla adesso di Federico Bellina per Filiberto Dri che subisce fallo da sotto. Ma com'è possibile riuscire a fare un backdoor in un metro e mezzo neanche dal post basso? Cioè, incredibile. Secondo me succede soprattutto perché Rimini ha paura di Federico Bellina. Quindi Squeo sta molto attaccato a Federico Bellina e gli concede la capacità di passare più facilmente. E anche sul lato debole c'era Osman Gueye, per cui Rimini adesso non sta flottando molto in mezzo all'area perché ha paura dei tiratori di Udine. Filiberto Dri, due tiri liberi per lui, l'errore dopo il 100% registrato nell'ultima gita in lunetta, ancora Phil per puntare almeno al 50%, Phil 1 su 2, GSA 24, Rimini 15, 1 minuto 26 secondi alla fine del primo quarto. Silvestrini, doppio picchero l'alto per lui, Silvestrini trova Tassinari contro Riccardo Truccolo che è entrato sul parquet al posto di Ous. Ricchi difende bene, perde la palla Tassinari, andrà a piazza, bassa il ritmo,
Sacopia contro i due Silvestrini, pick and roll tra Andrea e Bellina, l'extra press per Filiberto Dri, ancora Piazza, finta di tiro, tiro aperto, comodo per Bellina da tre punti, la gente applaude nonostante il canestro non sia arrivato, però Udine sta giocando bene. Sicuramente sta controllando Bonettieri, intanto contropiede di Silvestrini dall'altra parte. È importante non far lasciare correre Rimini, perché molti dei canestri che sono di questo primo quarto di Rimini sono venuti in transizione. La difesa schierata a Rimini fa un po' di fatica, però Udine sta costruendo buoni tiri, per cui sono fiducioso sui 90 punti. 10 secondi sui 24 per AGSA, Bellina deraglia, ma c'è il fallo della difesa. Fischio un po' così difficile da decifrare forse. Secondo fallo per Silvestrini, due tiri liberi per Federico Bellina perché i Crabs sono in bonus. Fede si è andato a impelagare in un raddoppio sulla linea di fondo, nella terra di nessuno, diciamo così, senza Otti Bellini di passaggio. Io ho grande stima di Federico Bellina, che considero un grandissimo giocatore per la sua capacità di passare, per la sua capacità anche di giocare sempre senza tirare. Secondo me quello che dovrebbe migliorare un poco, e lo dico senza presunzione ma come suggerimento, dovrebbe ricevere un po' più vicino spalle a canestro quando vuole giocare. Spesso riceve un po' fuori dalla linea dell'area e quindi diventa un po' tutto più difficile, come in questo caso. Ma dice che sia un problema suo, che non fa ottimamente taglia fuori offensivo, un problema di gioco per fargli ricevere in modo profondo. No, lui forse non è uno abituato a lottare come Mattias Principe, che entra adesso. A Mattias Principe piace il contatto fisico, forse Federico Bellina di meno, però quando ricevi spalle a canestro devi essere più vicino al canestro proprio per facilitare l'attacco della propria squadra. Discrepanza di 4 secondi tra cronometro del 24 e il cronometro della partita. Ne mancano 17 di secondi alla fine del primo quarto. La GSA può fare tranquillamente due falli per impedire a Rimini di andare a canestro. Silvestrini batte Ughi, Squeo riceve da oltre i 6,75, palleggia il 6 tiro per Squeo, l'errore, Ughi recupera rimbalzo, 4-3-2 secondi alla fine, deve tirare Udine, Principe, palla per terra, Principe lo scadere, non va, finisce qui il primo quarto il punteggio, GSA 26 Rimini 17. Diamo i tabellini aggiornati per la GSA: Dri 7, Gueye 7, Bellina 5 e Munini 7. Per Rimini invece Tassinari 2, Silvestrini 2, Assan 5, Squeo 6 e Bosio 2. Icio, disamina complessiva di questo primo periodo. La difesa di Rimini fondamentalmente non riesce a contenere l'attacco di Udine. Adesso Udine ha segnato 26 punti in questo primo quarto, quindi siamo a oltre media 100 punti. Sicuramente Udine ha molti tiratori, ha molte armi per mettere in difficoltà Udine, ma non vedo una difesa così aggressiva come generalmente in questo campionato si vedono spesso, soprattutto le squadre in trasferta cercano di mettere tanta pressione sulla palla, di stare sulle linee di passaggio per far ricevere un po' più lontano gli attaccanti. Se Rimini non riesce ad arginare un po' l'attacco friulano, sicuramente sarà difficile. Seconda cosa, per Udine deve cercare di contenere i tiri in transizione o in mezza transizione, perché Silvestrini in quel caso lì e Assan sono veramente temibili. Intanto stavo cercando di guardare gli aggiornamenti da Pordenone, dove la Friuladria sta affrontando l'Uranio Milano, e da Costa Volpino, dove di scena l'altra formazione targata FVG, ovvero la Graphic Studio Spilimbergo. Costa Volpino sta per finire il primo quarto, Vivigas 25, Graphic Studio 21, mentre a Pordenone ha appena cominciato il secondo quarto, Friuladria 19, Milano 20. Proprio l'Uranio Milano sarà la prima avversaria dell'APUGS a Udine nel primo impegno del 2014, domenica 5 gennaio alle ore 18. Qui alla Palasport Benedetti sta per cominciare il secondo quarto, proprio qui al Maranga. Ringraziamo Enrico Michelic che ci ha portato le statistiche cartacee. Coach, le lascio a te, così intanto ci dà un'occhiata. Facciamo un po' di ordine con i quintetti per Rimini, che
In attacco ci sono Silvestrini, Brighi, Gabellieri, Bosio e Squeo. Per la Gessà invece Ughi, Dri, Truccolo, Munini e Principe. Brighi in penetrazione, poi Paleggio ha restituito l'errore. Truccolo salta al rimbalzo aiutandosi sulla schiena di Gabellieri, commette fallo in difesa. Coach, c'è qualche dato statistico particolare? No, direi di no, soprattutto le percentuali dell'attacco di Udine che sicuramente sono state ottime e hanno messo in difficoltà la difesa di Rimini. Adesso secondo me, intanto Boggio sta per prendere la palla sulla rimessa, per Udine l'obiettivo, ecco, principale è contenere Silvestrini. Visto che non è un gran tiratore, lui non deve assolutamente penetrare. Si può concedergli qualcosa al tiro, ma lui sicuramente non deve penetrare. Questo può essere un obiettivo per Udine e per Ughi in particolare. Filberto Dri per Claudio Munini che ribalta lato verso Ughi. Edo interrompe il palleggio in maniera frettolosa, poi Munini dal palleggio si prende la tripla, errore. Gabellieri recupera la palla a rimbalzo. Silvestrini per Bosio, battezzato stavolta per il sacca la tripla e Rimini risale a meno 6, 26 GSA, Krabs 20 invece, quando mancano 8 minuti e 55 secondi alla fine del primo tempo. Rientrare, questo deve essere l'obiettivo per Udine, non deve lasciare questi tiri in transizione a San, a Bosio, perché Silvestrini è molto bravo a spingere la palla e a trovare sempre un compagno libero. Truccolo gioca a due con Principe, comodo tiro d'allenamento per Mattias che sbaglia il piazzato. Silvestrini in attacco, Silvestrini col baricentro basso, serie infinita di palleggi per lui, poi rifornisce Gabellieri che in transizione insacca la tripla del meno 3, 26 GSA, Krabs 23, 8 minuti 20 secondi alla fine del secondo quarto. Monini in punta, ribalta lato per Filiberto Dri, Phil batte Brighi sulla linea quasi di fondo, è pronto a rientrare Gueye che sostituirà proprio Phil. Sì, sicuramente sono stato forse un po' profeta nel dire che l'obiettivo per la difesa di Udine era contenere i tiri in transizione e Udine, spingendo palla con Silvestrini, ha trovato una bomba buonissima in transizione da Bosio e una da Gabellieri, per cui sicuramente ancora di più l'obiettivo per Udine è contenere la transizione. Ughi si aiuta con il tabellone, ci vogliono queste iniezioni di fiducia per un giocatore giovane che di solito gioca al massimo 5 minuti per sostituire un playmaker che resta per tanti minuti sul parquet. Come andrà a piazza Antonio Brighi, forse in frazioni di passi, non la fa vedere male, la fa vedere bene e converte a canestro, il nuovo meno 3. Ma io ho grande stima di Ughi, lo conosco da molti anni, da quando giocava nelle giovanili, sicuramente un giocatore che deve ancora un attimo ambientarsi qua. Intanto misteriose infrazioni di passi per Truccolo che ha recuperato un pallone da per terra. Secondo me fischio errato per un motivo, perché Ricky non aveva proprio del tutto il possesso, sì si era tuffato però non aveva preso la palla con le mani nel momento in cui era disteso. È ovvio che quando ti ritrovi con la palla tra le mani e ti alzi in piedi, lì sì che infrazione di passi da regolamento. Silvestrini è un blocco non ottimale quello portato da Squeo, però efficace, perché il difensore, in una fattispecie Ughi, si aspettava un blocco proprio laterale, invece era in diagonale. Probabilmente Udine non vuole mandare a sinistra Silvestrini, che è mancino e da quella parte fa molti più danni, per cui sicuramente magari vogliono spingerlo a destra dove c'è in questo momento il numero 5. Silvestrini per Brighi, ricezione difficoltosa per lui, il palleggio resta il tiro, l'errore. Se Brighi invece è ricevuto in maniera più ottimale, si sarebbe alzato subito dall'arco e forse avrebbe anche mandato a bersaglio la tripla. Spazzature non ottimali per la GSA. Riccardo Truccolo gioca da una sorta alla grande, diceva un po' sbasso Claudio Monini, finta di andare sulla linea di fondo. Klaus va a segno dopo un palleggio. Più 5 GSA, 30 Udine, 25 Rimini, 6 minuti 53 secondi alla fine del primo tempo. Bosio da dietro, c'è il fallo di Claudio Munini che ha smanacciato il braccio sinistro dell'ex giocatore della Fluid System 80-Tarcento di Serie C FVG, perché lo ricordiamo, Rafa Bosio aveva cominciato la stagione a Tarcento qui in Friuli nella Serie C regionale prima di ritornare a Rimini. E in questo caso è stato pigro il difensore udinese perché non aveva le gambe piegate e quindi sul primo palleggio non è riuscito a contenere. Intanto bomba di Gabellieri da quasi metà campo che non va a bersaglio.
tripla fuori dai giochi che non ci stava, lo diciamo anche noi. Principe ribalta per Riccardo Trucco, la palla per terra, batte Gabellieri, il quale, non essendo un difensore ottimale, sarebbe il caso che si stacchi un po' per concedere 50 centimetri di vantaggio nel suo scivolamento. Sì, però Riccardo Truccolo con quarto di campo a disposizione per giocare uno contro uno, per mettere la palla a terra, è veramente un giocatore per questa categoria devastante. Guai è per Mattias Principe che riceve in maniera profonda, Truccolo batte ancora Gabellieri, Ricchi cerca un pertugio nel raddoppio, non lo trova, Silvestrini aspetta l'arrivo a rimorchio di Squeo che taglia, non gli porta un blocco. Ora Squeo riceve in post basso, Principe riconcede la linea di fondo, Squeo la sfrutta però sbaglia la conclusione, Bosio con ribalzo in attacco, Silvestrini va ancora per Squeo, Squeo fronteggia il canestro, attacca Principe che lo scaraventa per terra, l'ultimo tocco di Bosio, palla per la GSA. L'arbitro Furlan va a redarguire Squeo dicendogli di non protestare più. Anche l'atmosfera un po' silenziosa del Benedetti ha permesso all'arbitro di redarguire il giocatore riminese. Squeo secondo me commette un errore che spesso commettono. Intanto esce Ughi che ha fatto molto bene in questo frangente e rientra l'architetto Andrea Piazza. Squeo non tiene mai le gambe piegate quando riceve la palla in mezzo all'area, quindi è facilmente spostabile dai difensori. Questa è una lezione per i giovani pivot, stare sempre con le gambe piegate dentro la pittura, come avrebbe detto il mitico coach Paschini. È pronto Filiberto Diri sul cubo dei cambi, è rientrato nella piazza per Ughi, Guai in penetrazione, segna, subisce il fallo e Droneta col tiro libero supplementare. 32 GSA, 25 Rimini, 5 minuti, 49 secondi alla fine del primo tempo. Cambio Udine, esce Claudio Monini, rientra Filiberto Dri, abbassa sensibilmente il quintetto, coach Andrea Paderni. Monini che va a godersi un meritato riposo, per lui fino adesso ci sono la bellezza di 9 punti. Sì, Udine può abbassare il quintetto anche perché il 4 che ha Rimini in questo momento schierato Raffaele Bosio, di conseguenza sia Riccardo Truccolo che Usman Guye possono tranquillamente marcarlo fisicamente. Ancora un tiro libero per Guye per l'invasione di Bosio. Ancora Guye per completare il gioco potenziale da tre punti. Il marziano a bersaglio, solo Cotone, risale a più 8 la GSA, 33 Udine, 25 Krabs, quando mancano 5 minuti e 40 secondi alla fine del secondo quarto. Squeo in post basso contro Mattias Principe, si stacca Riccardo Truccolo che rinviene su Bosio, ancora Squeo, 7 secondi su 24 per Rimini. Filiberto Dri caccia, ma soprattutto buca l'anticipo, Gabellieri sbaglia lo stesso alla conclusione, poi Bosio con il reverse protegge con il ferro dopo aver ricevuto la palla da Brighi. E Rimini è sempre lì, meno 6 per i Krabs, 33-27. Bell'impatto di Brighi che è stato molto efficace soprattutto in attacco. Intanto fallo di Brighi proprio su un backdoor di Usman Guye, ma anche molto bravo Raffaele Bosio a proteggersi con il ferro, col tabellone, a trovare un buon canestro. Cambio intanto per Rimini, esce Brighi e rientra Tassinari, gravato di falli, Brighi con tre falli, mentre rientra Federico Bellina per Mattias Principe. Da un inguardabile alley-oop è nato un fallo subito per la GSA su Usman Guye di Brighi, che è uscito per far posto a Federico Bellina, scusate, a Tassinari, dato a Filiberto Dri, proteggendosi anche lui con il ferro, andato in reverse, ha segnato il più 8, 35-27 per la GSA. Per Udine è rientrato Bellina ed è uscito Mattias Principe. Bosio anche lui denota un'ottima capacità balistica, ancora meno 6 per i Krabs, 35-29, 4 minuti e 33 secondi alla fine del primo tempo. Dietro la schiena Dri per Bellina, ancora Phil da tre punti, non va. L'imbalzo di Tassinari, prende l'apertura Silvestrini, il quale non è ancora
uscito, se non ricordo male. Questo forse potrebbe essere un problema per i Cravs. Bravo Filiberto Dri, che si tuffa sul rettangolo di gioco per cercare di recuperare il pallone. Temato richiesto da coach Andrea Paderni, il punteggio GSA 35, Cravs 29, 4 minuti 16 secondi alla fine del primo tempo. Sono un po' preoccupato perché stanno calando le percentuali di Udine, io mi ero sbilanciato sui 90 punti in attacco. In questo caso Filiberto Dri aveva ancora un po' di secondi sull'orologio per avere un po' più di pazienza e per attaccare con calma. C'era tanto spazio per penetrare e eventualmente scaricare. Anche Riccardo Truccolo in alcune occasioni fa è penetrato su linea di fondo, aveva un comodo passaggio per Mattias Principe, ha cercato un po' di forzare, per cui Udine deve cercare di giocare come nel primo quarto senza forzature, cercando di fare un passaggio in più. Diamo i tabellini aggiornati sul punteggio di GSA 35, Rimini 29, per Udine Dri 9, Gueye 10, Bellina 5, Ughi 2, Mulini 9, per i Cravs invece Tassinari 2, Silvestrini 2, Assan 5, Brighi 2, Squeo 6, Bosio 9 e Gabellieri 3. Potrebbe essere un problema quello per i Cravs di andare fino in fondo per quasi tutta la lunghezza del match con Silvestrini in campo? No, lui è abituato a sempre ampi minutaggi e sicuramente le sue capacità fisiche sono ottimali. Grande penetrazione in questo caso, la difesa di Udine è stata un po' ingenua. Silvestrini ha tanti difetti ma sicuramente è un motorino inesauribile. Silvestrini in lunetta con due tiri liberi dopo il fallo subito da parte di Andrea Piazza. Sono in bonus anche la formazione udinese dopo che Rimini lo era già. Silvestrini segna il primo tiro libero, altra opportunità per lui. Ancora Silvestrini, meccanica di tiro un po' strana però molto efficace, 2 su 2 per lui. Più 4 per la GSA, 35 a 31, 4 minuti 10 secondi alla fine del secondo quarto. Andrea Piazza, noto strada per lui, Andrea Piazza mantiene il controllo del corpo e insacca due comodi punti. Grande realizzazione di Andrea, che ha avuto un ottimo controllo, è riuscito ad attaccare Silvestrini, anche perché i lunghi non hanno aiutato, preoccupati di contenere Federico Bellina. Intanto grande canestro ancora di Silvestrini da sotto, che pur lasciato mandato a destra è riuscito con la mano sinistra all'ultimo momento a convertire a canestro. Autostrada da una parte, autostrada dall'altra. Gueye ora cadendoli indietro, l'errore da tre punti. Rimbalzo per Rimini, Tassinari viene lanciato in contropiede, c'è fallo di Osman Gueye e Tassinari andrà a lunetta con due tiri liberi. Dimmi coach. Non era un buon tiro questo di Usman Gueye, perché non era nel ritmo, non c'era copertura al rimbalzo. Udine in questo secondo quarto sta facendo un po' più difficoltà a creare buoni tiri, deve avere probabilmente un attimo di più di pazienza contro la difesa dei Rimini. Se non vengono i tiri in transizione bisogna aspettare e muovere la palla. Forse anche l'assenza di Clau Monini in questo momento non permette di avere gli equilibri giusti. Riccardo Trucco lo sta giocando da 4 e forse in questo momento è un po' limitato. Stranamente Paderni per adesso non ha voluto giocare con Principe assieme a Bellina. Intanto airball di Riccardo Truccolo, che dice che Bosio aveva toccato la boccia, l'aveva quasi stoppato. Serie di tiri però fuori dagli schemi per la GSA e ora Rimini ha tra le mani il possesso o per impattare o per andare avanti. La partita si è un po' complicata proprio per questi tiri un po' forzati di Udine, anche se in questo caso probabilmente il tiro era stato toccato dalla difesa romagnola. Silvestrini, 10 secondi alla fine dei 24, Silvestrini ritrova il controllo del pallone, ancora Silvestrini trova il palleggio, Bosio in penetrazione, sbaglia, poi Squeo arriva in tapin per il pareggio, 37 pari, quando mancano 2 minuti e 50 secondi alla fine del primo tempo. Osman Gueye premia la posizione in post basso di Riccardo Truccolo, che ribalta al lato verso Andrea Piazza, pareggio il tiro per Architetto, l'errore a rimbalzo, svetta Squeo, possesso per Rimini per andare avanti, Silvestrini verso Tassinari che fa saltare Riccardo Truccolo, Tassinari ha cercato una trippa dal palleggio non trovata, Silvestrini per Bosio dal mezzo angolo, Bosio primo a fare l'errore, Squeo spinge a rimbalzo Bellina, palla recuperata per la GSA.
Bosio è stato molto efficace quando ha ricevuto la spalla a canestro, è stato molto bravo a convertire a canestro. Adesso ha avuto, diciamo, in questi due quarti ha avuto due o tre tiri completamente liberi, ma non li ha realizzati. Diciamo che non è che è stato fortunato, proprio la palla non voleva sapere di entrare in canestro. Non sottovaluterei l'assenza in questo momento per l'attacco di Udine di Claudio Munini, che forse è quello che riesce a dare un po' più di equilibrio pur essendo pericoloso. Non è facile essere pericolosi e dare equilibrio all'attacco di una squadra, ma Claudio Munini forse in questo momento riesce a farlo ottimamente. Tabellini aggiornati per la GSA: Dri 9, Piazza 2, Gueye 10, Bellina 5, Ughi 2, Munini 9 per Rimini invece, Tassinari 4, Silvestrini 6, Assan 5, Brighi 2, Squeo 8, Bosio 9, Gabellieri 3. Aggiornamenti dagli altri campi: al quindicesimo Costa Volpino 37, Spilimbergo 32, poi al diciottesimo Friulade Pordenone 35, Milano 27. Beh, piccolo parziale per Friuladria, che sicuramente è un'ottima squadra gestita da un grande allenatore come Ceci Ciocca. Milano ha un giocatore che a me piace da morire, che è Luciano Masieri, che è un super, perché in questa categoria può metterti in difficoltà in mille maniere. Chi me l'ha fatto a dire che Udine segnava 90 punti? Dopo i primi 26 punti realizzati nel primo quarto, adesso sono solo 12 punti realizzati da Udine in questo quarto. Io ovviamente non potevo smentirti, perché sennò una coppia non si può rivelare tale, no? Intanto Bellina 2 su 2. Dal linea della carità, 39 GSA, 37 Rimini, 2 minuti 18 secondi alla fine del primo tempo. Gabellieri non riceve in angolo, Silvestrini in palleggio, arriva il neo rientrato Marengo per portargli un piccolo all'alto. Gabellieri batte Munini, che commette un fallo sul portatore di palla. Gabellieri nella lunetta con due tiri liberi. Qui tetti in campo, un po' di ordine per la GSA e lo starting five iniziale: Piazza, Driguei e Munini, Bellina. Per Rimini invece Silvestrini, Gabellieri, Tassinari, Bosio e Gabellieri. Silvestrini e Bosio sono quelli intoccabili per coach Paolo Rossi. Sì, probabilmente perché entrambi non hanno il sostituto degno in panchina. Diciamo che anche Squeo ha giocato tanti minuti, Marengo un giovane magari acerbo, però di buone prospettive, mentre nel ruolo di 2 e di 3 probabilmente Udine riesce a ruotare più giocatori. Azione da Montepaschi, annata Pianigiani per la GSA, subito la rimessa da... Intanto la magia di Drino, andata a bersaglio, dicevamo, subito rimessa rapida dopo il tiro libero subito per la GSA. Dri non si è presa la tripla in transizione. Marengo, semigaccio destro, la palla esce. C'era forse un'infrazione di passi per Raffaele Bosio, sì, quando è arrivato sulla linea del tiro libero in attacco per gli arbitri. Tutto regolare, 1 minuto 38 secondi alla fine del secondo quarto, 39 GSA, 39 Krabs. Munini, lato destro per Filiberto Dri, Andrea Piazza, gioca piccherò l'alto con Federico Bellina, Fede pick and pop, la tripla, Bellina, 42 GSA, 39 Krabs, 1 minuto 20 secondi alla fine del secondo quarto. Stavo pensando che ci voleva una bomba di Fede sul pick and roll, anche perché Rimini in questo frangente è stata un po'... ha messo più pressione su Piazza, ha lasciato Federico Bellina libero per tornare in media a 90 punti per la mia scommessa personale. Dri recupera il rimbalzo dopo l'errore di Tassinari. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Andrea Piazza congela il pallone, altro pick and roll tra Piazza e Bellina. Piazza va in penetrazione, c'è il fallo della difesa, due tiri liberi pronti apparecchiati sulla tavola per Andrea Piazza, l'architetto. È rientrato Riccardo Trucco al posto di Claudio Munini. Forse problemi di falli per il capitano della GSA, ce ne sono due, quindi Paderni preserva il suo capitano. Piazza 1 su 2 più 4 per Udine, 43 a 39, quando mancano 44 secondi alla fine del secondo quarto. Squeo in punta, rientrato al posto di Marengo dopo
qualche minuto speso sul parquet dal numero 19 dei Cavs, Squeo in allontanamento a bersaglio con altri due punti. Beh, Squeo sta giocando molto bene. Sì, è molto bravo a sfruttare il pick and roll, fa con Silvestrini. Udine ha scelto di passare dietro con Piazza su tutti i pick and roll, e quindi Bellina qualche volta deve un po' aiutare, e di conseguenza Squeo riesce ad avere un minimo vantaggio. Dri da tre punti dall'angolo non va, rimbalzo conquistato da Tassinari, 5 secondi alla fine del primo tempo, Gabellieri allo scadere, Gabellieri da dietro, c'è il fallo di Dri, sì, secondo l'arbitro Rivron. Vorrei vedere un attimo il replay, vediamo se siamo fortunati nel rivedere l'azione oppure no. Dri forse va toccato solamente il cuoio, vediamo un po' il replay, ma siamo al limite. Sì, azione molto dubbia. Sai cosa succede? L'arbitro era da dietro, sicuramente vedendo da dietro noi eravamo trasversali l'azione. Forse Filiberto in realtà non ha toccato l'attaccante romagnolo, però è molto difficile intervenire da dietro in questo caso. Forse Filiberto faceva meglio a ostacolare l'avversario in maniera diversa. Intanto Rimini sbaglia due tiri liberi. Intanto ha fatto bene Dri a far fallo, se mai ci fosse stato. 0 su 2 per Gabellieri a 1 secondo e 64 centesimi alla fine del primo tempo. Gabellieri 1 su 3, Bellina in campo per Truccolo, Truccolo tre quarti del parquet, non va. Solo Tabella finisce qua il primo tempo il punteggio. GSA 43, Rimini 42, ci sono 10 punti per Guei e Bellina da una parte, 10 anche per Squeo dall'altra. La linea della regia, i risultati di calcio su FVG Sport Channel del campionato dilettante del Friuli Venezia Giulia con Max Radina. Ci risentiamo fra circa 13 minuti per il secondo tempo di GSA più Udine contro Crabs Rimini. Ben ritrovati dal Palasport Benedetti, Max Fontanini e coach Maurizio Zuppi per il secondo tempo di GSA più Udine contro Caps Rimini. È l'11ª giornata d'andata in DNB, 43-42 il punteggio in favore dei friulani dopo i primi 20 minuti di gioco. Questi tabellini per la GSA: Dri 9, Piazza 3, Gueye 10, Bellina 10, Ughi 2, Munini 9. Per Rimini invece Tassinari 4, Silvestrini 6, Assan 5, Brighi 2, Squeo 10, Bosio 9, Gabellieri 6. Gueye sbaglia la conclusione, la palla recuperata per i Crabs, Tassinari conduce il contropiede, Silvestrini riceve ancora per poi Tassinari, ancora Silvestrini, Squeo nel mezzo angolo, non fronteggia il canestro, ora cerca di attaccare da pareggio Bellina sulla linea di fondo, va per rete Bellina che commette un fallo difensivo. I quintetti aggiornati sul rettangolo di gioco per la GSA: Piazza, Dri, Gueye, Monini, Bellina. Per Rimini invece Silvestrini, Tassinari, Assan, Bosio e Squeo. Sintetizzando il tutto, sono gli starting five della partita. Esattamente, volevo dirti proprio questo, che gli allenatori sono tornati in questo terzo quarto con i quintetti con cui hanno iniziato. Volevo salutare Matteo Piani che mi ha mandato un messaggio ricordandomi come chiamavamo la Caligaris a San. Lui di nome fa Norman e noi lo chiamavamo Norman the Storman perché non volevamo che ci fosse una tempesta da parte sua. Lui non deve accendersi mai, questo può essere anche un obiettivo per la difesa di Udine. Intanto Squeo oltre i 24 secondi non trova Canè. Assan è uno che è capace di infilare 5 bombe di seguito e spesso quando lui segna più di 20 punti Rimini vince, per cui può essere anche questo un obiettivo per la difesa di coach Paderni. Scadono i 24 secondi nell'azione offensiva dei Crabs, palla recuperata per la GSA, Filiberto Dri, fronteggia canestro, premio riuscita ai blocchi di Gueye che non si prende la tripla, rifornisce a Claudio Monini, sono altri due pezzi per Klaus che sale in doppia cifra, 11 punti per lui. Buon attacco di Udine, finalmente un buon attacco dopo magari alcuni minuti del secondo quarto dove Udine non era riuscita a costruire sempre buoni tiri. Palleggio dietro la schiena per Raffaele Bosio che batte Andrea Piazza, quale spende un fallo. 8 minuti, 44 secondi alla fine della terza frazione, 45 Udine, 42 Rimini. Rimessa in attacco per i Crabs, si incarica Assan, Tassinari, attacca Gui dal palleggio. Forse frazione di passi per Tassinari, Gueye rimane in anticipo contro Tassinari, recupera il pallone, Gueye lancia Filiberto Dri,
però la difesa riminese è subito accoppiata contro il portatore di palla udinese Bellina, ribalta per Osman Gueye, 13 secondi su 24 per AGSA, Bellina per Andrea Piazza, da tre punti l'architetto, non va, la palla ha toccato il tabellone dei 24 secondi, gli arbitri non si sono accorti, Andrea Piazza si ritrova con il pallone che carambola sul sostinco destro, la palla esce, rimessa Rimini. A questo proposito voglio raccontarti un aneddoto, come in questo caso qua, io non so come l'arbitro non abbia fatto a vedere che ha toccato il tabellone che si è mosso a Bologna contro la Fortitudo, non mi ricordo chi aveva tirato, ma la palla ha toccato il tabellone, è entrata, azione considerata valida dall'arbitro di tre punti, tecnico alla panchina, non ti dico chi era in panchina, altra altri due tiri liberi, altra bomba, parziale di 8-0, tutti a casa. Era la partita tra la Forti Budrio e la Caligaris al Paladozza, 45-42 sempre a favore per la GSA, 7 minuti 53 secondi alla fine della terza frazione, Bellina da tre punti, l'errore, rimbalzo di Tassinari, prende l'apertura in movimento Silvestrini quasi in prossimità della linea di metà campo, Silvestrini palleggio vivo, poi in post basso Bosio fronteggia Canesso contro Claudio Monini, poi rincula ancora Bosio, Bosio ancora in palleggio, poi cadendo lì dietro Bosio insacca due punti di talento puro, meno uno Rimini, 45-44. Grande canestro di Raffaele Bosio, ogni volta che ha ricevuto la palla spalla canestro è stato o pericoloso o ha segnato, diversamente quando ha ricevuto fonte canestro magari non è stato così efficace. Filiberto Dri da tre punti è corto, sì è così, primo ferro, Bellina recupera il rimbalzo, poi la stoppatona di Squeo, che azione difensiva per il lungo riminese, Tassinari penetrazione, mano sinistra, l'errore sfortunato, Rimini poteva andare avanti, tutto regolare, Monini per Piazza, un 4 contro 4 per la GSA, Piazza pareggia resta il tiro, l'errore di Andrea Piazza che lo scorso anno con Costa Volpino segnava sempre questi tipo di tiri. Krabs in attacco, Squeo in post basso contro Bellina, serie di sportellate tra i due, Squeo sbaglia, un rimbalzo di Osman Gueye, Tassinari ferma il pallone, ancora difesa uomo per i Krabs, Gueye per Claudio Monini, ribaltamento dato per Filiberto Dri che si prende la linea di fondo, Hassan aveva capito le intenzioni di Filiberto Dri, però il suo baricentro non era basso, era alto e ha speso un fallo. Sì, sicuramente, però è stato molto bravo qua Klaus Monini perché era marcato da Silvestrini, pivot basso, ma la difesa riminese aveva collassato in area e ha trovato Filiberto Dri. Spesso chi è marcato da uno più piccolo, intanto grande canestro di Bellina da due, spesso chi è marcato da uno più piccolo vuole a tutti i costi tirare lui, non sempre succede così perché le difese collassano in mezzo all'area e spesso si trova un compagno libero sul lato debole, come ha fatto adesso Klaus Monini. Tassinari fa saltare Monini che spende un fallo, anzi no, c'è un'infrazione di passi. Tassinari era consapevole del fischio dell'arbitro e non ha neanche protestato, è subito tornato mestamente in difesa. Aveva tratto in inganno anche me. Sì, forse ha leggermente trascinato il piede perno, ma lui non ha detto niente, quindi di sicuro era consapevole. La partita è ancora in bilico, è sicuramente una partita molto difficile per Udine che deve dare continuità al proprio attacco anche per arrivare ai 90 punti fatidici che ho pronosticato io. Bellina da tre punti a segno Federico, 50 GSA 44 Rimini, 5 minuti 40 secondi alla fine della terza frazione, c'è fallo di Filiberto Dri lontano dal pallone. Sì, ho visto solo alcuni parziali con Truccolo in campo nelle altre partite, sicuramente da quando lui è rientrato Udine mi sembra, correggimi Max se sbaglio, sia 3 su 3, però forse non c'era fluidità quando in campo c'era Riccardo. Sì, Truccolo è rientrato proprio a Costa Volpino, intanto c'è il fallo di Monini contro Bosio, dovrebbe essere il terzo o il quarto, vediamo un po', il terzo. Due tiri liberi per Bosio. Posso stuzzicarti un po'? Furlan e Rivrona, una coppia di arbitri collaudata, sono già usciti in coppia, non mi ricordo dove, se a Pordenone o a Spilimbergo. Perché in questa partita Udine contro Rimini c'è questa coppia Veneto-Friulana e
tipo contro Legnano, tipo contro l'altra gara interna della GSA, contro la San Giorgese c'era una coppia pugliese. È abbastanza strana, no, questa scelta da parte del disegnatore. Ma diciamo che spesso vengono, la designazione degli arbitri viene come dire consigliata dalla vicinorietà. Ogni tanto durante il campionato ci sono anche arbitri che provengono da regione. Intanto buon 1-1 contro 1 di Filiberto Delì, che si guadagna un fallo. Spesso vengono designati arbitri che vengono da molto lontano, magari arbitrano il sabato una partita e la domenica un'altra partita, in maniera tale da fargli fare anche esperienza. Diciamo che questa coppia, uno è più esperto, uno è meno esperto, e probabilmente nei fischi che hanno fatto, intanto grave disattenzione di Rimini che lascia Klaus Monini libero sotto canestro per segnare il comodo layup e portare 7 punti di vantaggio di Udine. Ti ho fatto questa domanda solamente per un motivo, perché le coppie nordiste, chiamiamole così, conoscono la fisicità e il livello tecnico di questo girone, che è uno dei più importanti della DNB rispetto alle coppie sudiste, che sono abituate magari ad arbitrare all'interno di arene, diciamo così, con tanti tifosi sulle balaustre a insultare di parecchio, no? Ed è quindi anche difficile per i giocatori ambientarsi, adeguarsi al metro. Sì, sicuramente una delle cose più difficili in DNB è avere una continuità nel metro arbitrale, e per i giocatori questo è molte volte molto difficile. Intanto Hassan tocca con i piedi alla linea di fondo, mentre in precedenza Guyet aveva tirato in transizione quando forse poteva cercare una penetrazione. Rientra Ricky Truccolo sul più 5 per Udine. Adesso vediamo con l'uscita di Klaus Monini se Udine riuscirà a trovare equilibrio, soprattutto in fase offensiva. 4 minuti 18 secondi alla fine del terzo quarto, GSA 52 Rimini 47. Dri ancora l'arresto di potenza, Dri fa carambolare il pallone addosso al tabellone per cercare di ritrovarselo tra le mani, essendo consapevole che aveva perso il controllo del corpo per un facile tiro. Bellino ora riceve la rimessa, blocco tandem per Osman Gueye, non riceve, lo fa Bellina dal mezzo angolo. Bellina all'errore, non c'è fallo per gli arbitri. Dall'altra parte Kraus in transizione offensiva, Hassan subito da 3 punti, è suo pane quotidiano e lo dimostra, meno 2 Rimini. Sì, sicuramente l'attacco di Udine è stato forse non eseguito con la necessaria velocità, per cui Federico Bellina ha dovuto tirare quasi lo scadere il 24esimo secondo, un tiro non semplice. Gueye da 2 punti, c'è il fallo della difesa nella fattispecie di Raffaele Bose. Gueye andrà netta con 2 tiri liberi. 3 minuti 35 secondi alla fine del terzo quarto. Pronto Gueye dalla linea della carità. 52-50 per i bianconeri. Gueye segna il primo tiro libero, altra opportunità per lui. Pronto sul cubo dei cambi Jacopo Aglio per fare il suo esordio nel match. Gueye 2-2, esce Bosio, entra Aglio al suo posto. Scongela dalla panca, diciamo così, coach Palorossi, il numero 7 dei Crabs. Bosio esce per rifiatare un po', anche per qualche problemino di falli. Gueye in anticipo contro Tassinari, tocca per ultimo pallone, rimessa per i Crabs. 20 secondi dalla fine del 24, quindi Rimini ha tutto il tempo per attaccare il ferro. Mancano 3 minuti e 30 secondi alla fine della terza frazione. Silvestrini sul lato sinistro in palleggio, serie di blocchi per liberare Squeo in post basso. Tassinari in posizione di punta, riceve Squeo in post basso, gioca 2 per Hassan. Hassan sul di fondo, Hassan fa carambolare il pallone addosso ad Andrea Piazza, però la boccia dopo aver toccato la coscia di Andrea, carambolata contro Hassan, palla recuperata per la GSA. Stavano anche per scadere i 24 secondi per i Crabs. Purtroppo questi attacchi di Rimini verso la fine del 24esimo secondo non mi aiutano nel mio pronostico finale.
Draper Bellina, da tre punti, non va, scaggia primo Farrofede che va seguito anche rimbalzo, Truccolo riceve e anzi recupera il pallone rimbalzo in posizione di angolo, Bellina, c'è il fallo di Squeo, due tiri liberi a disposizione per Federico Bellina, fallo di Squeo che ha spinto di corpo, terzo fallo per lui. Sai Coac, rispetto a due stagioni fa Squeo lo sto vedendo molto più attento, molto più attivo, molto più incisivo. Sì, sicuramente molto più presente, da dire anche per un mancino stoppare un destro sicuramente è più facile, perché in quel caso la mano sua sinistra è contro la mano destra di Bellina. Lui ha braccia molto lunghe, direi che sicuramente è giusta la tua opinione, è molto migliorato. 6 punti intanto di vantaggio per Udine. 2 minuti e 45 secondi alla fine del terzo quarto, 56-50 per Agessata. Sinari, l'errore a rimbalzo, svetta Squeo, però poi recupera la boccia Andrea Piazza che conduce l'attacco difesa schierata sempre a uomo per Rimini dopo un accenno di zona solamente nel primo quarto. Truccolo ancora in palleggio, Ricchio mantiene il controllo del pallone, forse commette un'infrazione di passi, non per gli arbitri. 4 secondi alla fine del 24, Bellina deve andare, Bellina semigancio destro, non va, rimbalzo di Aglio, sempre più 6 per Udine. Silvestrini costo costo, Silvestrini fino in fondo alla stoppata di Guieie, però c'è il fallo. Silvestrini, vediamo, no, non protestava con gli arbitri chiedendo un fallo tecnico, anzi dice Silvestrini ai ragazzini di pulire la porzione di area offensiva della GSA dove c'è tanto sudore. Non c'era fallo secondo me di Gueye. No, sicuramente no, come forse anche l'azione difensiva di Squeo prima forse non era così viziata dall'infrazione. Udine di nuovo fa un po' di difficoltà a trovare buoni tiri, in questo caso Riccardo Trucco l'ha tenuto un po' troppo ferma la palla, la stessa è capitata a Federico alcuni secondi alla fine, non è riuscito a trovare un buon tiro. Silvestrini in lunetta sbaglia il primo tiro libero. Altra opportunità per il playmaker riminese Doc, soprannominato dal sottoscritto capotribù. Silvestrini 1 su 2, diciamo che uno dei leader della formazione dei Crabs, sono un altro leader morale della formazione romagnola. Pronto Mattias Principe sul cubo dei cambi per la GSA che è avanti di 5 lunghezze. Dri, un quarto di campo a disposizione, Dri, arresto di potenza, mantiene il contatto, Squeo si stacca, commette il quarto fallo personale. Il segreto di questa produzione offensiva di Dri secondo me l'arresto di potenza. Sì, sicuramente Udine cerca di far giocare i suoi esterni su un quarto di campo libero, successo spesse volte con Filiberto ma anche con Riccardo Trucco e con Usman Guyè, per cercare di avere maggior fisicità, di portare la palla vicino al canestro, e questa è un'azione che ha dato molto all'attacco di Udine. Adesso bisogna vedere Rimini senza Squeo, che devo dire, come accennavamo prima, è stato molto importante in questa partita, come riuscirà soprattutto a difendere contro l'attacco udinese, perché Squeo in area oggi è stata una presenza. Facciamo un po' di ordine con i tabellini per la GSA. Dri 9, Piazza 3, Gueye 12, Bellina 17, Ughi 2, Molini 13. Per Rimini invece Tassinari 6, Silvestrini 7, Assano 8, Brighi 2, Squeo 10, Bosio 12 e Gabellieri 6. Coach Bellina 4-4, zitto zitto, 17 pezzi. Un po' di aggiornamenti dagli altri campi che riguardano da vicino le formazioni FVG. A Costa Volpino, Vivigas 63, Spilimbergo 43 al minuto numero 25. Pordenone, Friuladra 57, Milano 54 al 32esimo minuto. Direi che per Spilimbergo la partita si mette sicuramente in salita, vincere a Costa Volpino non è facile, è un palazzetto un po' buio dove è molto difficile giocare, spesso non c'è neanche l'adeguata temperatura. Intanto Filiberto realizza il primo tiro libero. Pordenone dovrà sudare le proverbiali 7 camicie per portare a casa questa partita, perché l'Urania è una formazione veramente tosta.
Drey 2 su 2 ai tiri liberi, 58-51 il punteggio in favore della GSA. Quando mancano 1 minuto 50 secondi alla fine del terzo quarto, difesa zona 2-3 per i friulani per cercare di mandare fuori dai giochi Krabs. Silvestrini battezzato da posizione centrale, insacca la tripla con l'urlo incorporato, meno 4 per i Krabs, 58-54. Come dicevi tu, caro Kovac, è fondamentale contro il cambio di difesa tirare bene nella prima e seconda occasione, se poi dopo arriva anche il canestro meglio ancora. Principe da sotto misura cerca il fallo invece di insaccare, aglio spende un fallo, 2 tiri liberi per Mattias Principe. In questo caso è stato molto bravo a mettere il corpo fra lui e il difensore, però poi non è riuscito o a proteggersi col ferro o a proteggersi proprio col proprio corpo per completare il tiro e completare un'azione da vale più uno. In lunetta Mattias e sbaglia purtroppo anche il primo tiro libero. Sbaglia Mattias il primo dei due liberi, altra chance per lui. Principe 1 su 2 più 5 per la GSA, 59-54, 1 minuto 15 secondi alla fine del terzo quarto. Tassinari per Assano, ancora difesa zona per la GSA 2-3, Tassinari nell'angolo per Bosio, è libero Silvestrini, riceve il ribaltamento di lato, in punta Assano, finta tiro da tre punti e poi si prende il pareggio e resta tiro nel cuore dell'area, subisce il fallo di Andrea Piazza, 2 tiri liberi per Assano che in caso di doppia realizzazione salirà in doppia cifra. Ma devo dire che sia lui sia Tassinari in questa partita non mi hanno molto convinto, sono stati un po' avulsi dal gioco che è poggiato spesso su Silvestrini e su Squeo e su Bosio. Io li ricordavo due giocatori molto più dentro alla partita, magari Norman De Storma, come diceva Matteo Piani, in questo quarto, nel prossimo quarto quarto mi smentirà. Intanto 59-56 quando manca un minuto alla fine del terzo quarto. La tua previsione di 90 punti per la GSA sta andando a farsi friggere. Andrea Piazza non trova Filiberto Drisso, qui è molto in anticipo Tassinari, trucolo subito da tre punti, non va, secondo ferro, rimbalzo di Mattias Principe, il quale attacca dal palleggio Aglio, poi lo interrompe, Dri va per Andrea Piazza, gioca difesa schierata in attacco la GSA, pick and roll tra Piazza e Principe, Bellina ribalta lato per Riccardo Truccolo che si deve ancora accendere nella partita. Truccolo in penetrazione, extra pass per Dri, da tre punti va Filiberto Dri, Udine più 6, 62-56, 15 secondi alla fine del terzo quarto. Udine non deve far fallo perché è già in bonus, 10 secondi alla fine, sempre difesa zona 2-3 per la GSA. Silvestrini per Assan, Assan da tre punti, Assan va anche lui, 3 secondi alla fine, deve tirare Piazza, Piazza deve andare, Piazza a metà campo, Piazza allo scadere, non va, è cortissimo e finisce qui il terzo periodo al punteggio GSA 62 Krabs 59. Ci sarà una partita fino in fondo? Sì, a questo punto sicuramente, ciò mi preoccupa per la mia previsione. Diciamo che anche la difesa di Udine a zona deve avere un obiettivo, Norman De Storman non può accendersi perché sennò sono veramente guai. Lui è un tiratore mortifero anche per la capacità che ha di rilasciare la palla, è molto molto veloce, quindi non puoi concedergli veramente niente. Con la zona spesso questo diventa tutto un po' più difficile. Volevo sottolineare invece l'azione di Riccardo Truccolo precedente, che è stato molto bravo a penetrare fino in fondo e a trovare Filiberto Dri libero sulla linea dei tre punti, quindi bomba di Filiberto, ma gran merito di questo attacco per un buon tiro è stato di Riccardo Truccolo. Diamo al volo i tabellini per la GSA, Dri 14, Piazza 3, Gueye 12, Bellina 17, Ughi 2, Monini 13, Principe 1. Per Rimini invece Tassinari 6, Silvestrini 10, Assan 13, Brighi 2, Squeo 10, Bosio 12, Gabellieri 6. Un problemino per la GSA è la virgola finora di Riccardo Truccolo. Sì, però se lui continua a penetrare, trovare i compagni liberi come ha fatto nella penultima occasione, direi che sicuramente è positivo.
Mi interessava vedere magari Max il dato sui rimbalzi, se puoi vedere, perché quelli potrebbero essere determinanti in questo ultimo quarto per decidere le sorti di questa partita. Spesso non si dà tutta l'importanza all'avere un secondo possesso in attacco oppure a conquistare un rimbalzo difensivo per poter innescare il contropiede, e questo vale sia per Udine ma specialmente per Rimini. Quindi i rimbalzi in questo quarto potrebbero essere importanti. Assodato che ormai Spilimbergo ha perso Costa Volpino, ora le nostre attenzioni sono rivolte a Ponzano Veneto, guardando in ottica classifica Pro GSA. Treviso 46, Ordinove 59 quando sta per finire il terzo quarto, mentre a Pordenone la Friuladria è avanti 63-54 a metà dell'ultimo periodo. È ricominciato l'ultimo quarto qui al Palasport Benedetti, in frazione di passi di Silvestrini in penetrazione sulla Veronica. Ricordiamo il punteggio: GSA 62, Rimini 59, quintetti sul rettangolo di gioco per Udine, Piazza, Trucolo, Gueye, Munini e Principe. Per Rimini invece Silvestrini, Bosio, Tassinari, Aglio e Hassan. Gueye per Riccardo Trucolo, Ricky cerca di battere la palleggio, Hassan lo fa, Riccardo Trucolo con il reverse, benvenuto nella partita Riccardo Trucolo. In questa azione però ha giocato da numero 3, ha fronteggiato il canestro ed è riuscito con la sua fisicità a battere Tassinari. Bosio in palleggio e penetrazione, perde la palla Riccardo Trucolo con il recupero, è un 5 contro 4 per Agesse Andrea Piazza, non riesce a lucrare sul sovrannumero da parte dei friulani. Ancora Andrea Piazza in palleggio, riceve Claudio Monini in punta, lontano dalla palla, sporterate tra Trassinari e Trucolo, c'è fallo della difesa già nell'altra metà campo. Ci sono stati alcuni scambi di cortesia, diciamo così, tra Trucolo e Tassinari, tutto nella norma comunque. Chiama time out coach Paolo Rossi sul 64-59 per la GSA. Coach, sono arrivate le cifre alla fine del terzo quarto, qualche dato? Ma direi i rimbalzi che ti accennavo prima, alla fine del terzo quarto vedevano Rimini 27, Udine 22. 5 rimbalzi in più per Rimini che hanno forse consentito a Rimini di stare in partita. Riccardo Trucolo in queste due azioni da tre ha sempre attaccato Tassinari, diciamo che fisicamente non c'è paragone, perché Riccardo è esplosivo e può mettere sicuramente in difficoltà Tassinari. In questa occasione ha giocato di esperienza e è riuscito a guadagnarsi un fallo molto intelligentemente. Quindi vediamo se l'attacco di Udine continuerà ad andare da Riccardo Trucolo, da numero 3. Coach, parlando di Orzinuovi, Palermo, ex Sant'Arcangelo, che è stato preso dalla formazione bresciana, che giocatore è? Per adesso ha segnato 13 punti contro la De Longhi. Ma Palermo è un super giocatore, perché è uno che non vedi mai durante la partita, però alla fine vai a vedere il tabellino ed è uno che fa sempre cose importanti. Mi stupisce un po' questo risultato, perché secondo me Treviso è la candidata per la mia personale per la vittoria finale. Senza lo Zari Van Gatto però perde tantissimo, fallo di Riccardo Trucolo contro Silvestrini che stava portando in attacco il pallone. Secondo fallo per Ricchi, 8 minuti e 33 secondi alla fine del match. Udine 6-4, Rimini 5-9. Attacco per i Krabs, Hassan contro Claudio Munini che accetta il cambio difensivo, ancora Hassan in penetrazione, Hassan resta molto bene contro di lui il capitano bianconero, ancora Claudio in attacco, andrà Piazza, ribalta per Osman Gueye che non si prende la tripla, Gueye batte Hassan, gioca due con Principe, c'è il fallo, c'è il canestro, gioco potenziale da tre punti per Mattias Principe. Molto bravo prima Andrea Piazza a cambiare lato, ma soprattutto Osman Gueye a penetrare e trovare sull'aiuto difensivo Mattias Principe, che si era liberato bene vicino a canestro. Rientrano Squeo e Gabellieri per la formazione romagnola.
Pordenone addirittura d'arrivo per vincere la partita contro Milano, 6-5 Friuladria, 5-4 Urania, quando mancano 2 minuti e 38 secondi alla fine della partita. Principe insacca il gioco potenziale da 3 punti a Ponzano Veneto, invece sempre più 13 per Ozzi Nuovi al 31esimo. Tassinari dal mezzo angolo, sbaglia la conclusione, Squeo non recupera il rimbalzo, Gueye, vediamo se si prende la tripla, no, gioca controllato Andrea Piazza, ha reclamato il pallone l'architetto della GSA, Claudio Munini, ribalta per Riccardo Truccolo, Ricchi, step back, Ricchi da 3 punti, va! Riccardo Truccolo ha fatto cadere Gabellieri e ha saccato la tripla. Però tutti i suoi canestri sono venuti giocando da 3, sicuramente fa difficoltà in questo frangente adattarsi a giocare da 4. Non è per voler giustificare Riccardo Truccolo, però cambiare ruolo non è mai facile, soprattutto magari per uno come lui, che magari è stato abituato più a fare l'1 che il 4 nella sua carriera. È stato bravissimo nel far sbilanciare il difensore, poi con il step back è riuscito a tirare indisturbato, più 11 per la GSA che ora potrebbe mandare al tappeto definitivamente Krabs. Piazza in palleggio contro Silvestrino, show difensivo di Squeo, Piazza per Gueye, da 3 punti il Marziano, va allo scadere dei 24, più 14 per Udine, 7-3 a 5-9, 6 minuti 40 secondi alla fine della partita. Udine sta attaccando sempre con lo stesso gioco, intanto Riccardo Truccolo recupera una palla e vediamo se va la bomba. Truccolo da 3 punti, non va a primo ferro, rimbalzo di Usman Gueye, sempre da un buon tiro esce, un buon rimbalzo in attacco. Sì, sicuramente, ti dicevo che Udine sta giocando da 3-4 azioni sempre con lo stesso gioco, Munini ribalta all'atto per un esterno che può giocare uno contro uno, altrimenti il gioco finisce col pick and roll di Piazza. Piazza fino in fondo, l'architetto, l'hesitation, la finta di andare a sinistra, stessa mano, l'entrata a destra, 2 punti per l'architetto, 7-5 Udine, 5-9 Rimini, ormai forse la partita è andata, anche se manca tanto, 6 minuti alla fine della partita, Tassinari per rendere ancora un match vivo, l'errore da 3 punti, a rimbalzo, fa la voce grossa Principe, che però esce con la palla tra le mani, recupero per Rimini. Sì, sicuramente mancano 6 minuti, ma sai che a me piace sbilanciarmi, mamma butta la pasta, l'obiettivo nostro è segnare 15 punti in 6 minuti per raggiungere quota 90, ce la possiamo fare, non bisogna sbagliare nessun tiro ragazzi, forza. Ma sei aspettato stasera, allora ti sei sbilanciato troppo presto, hai visto i sorci verdi nel terzo, nel secondo quarto soprattutto, più che nel terzo, adesso te ne mancano 15, no? Per arrivare alla quota 90, mancano 5 minuti e 52 secondi, purtroppo il tempo è ancora dalla tua parte. Sì, però forse Rimini alla fine farà qualche fallo, per cui speriamo che qualche fallo tattico ci mandi in lunetta per fare questi fatidici 15 punti. Gabellieri da 3 punti, non va a scheggiare il ferro, la palla esce, rimessa GSA. Udine 7-5, Rimini 5-9, 5 minuti 37 secondi alla fine del match. Andrea Piazza in palleggio, in punta, molto distante anche dall'arco, riceve Principe, ancora consigliato per l'architetto. Piazza per Mattias Principe, 7 secondi alla fine dei 24, Munini era sulla direttrice del passaggio destinato a Truccolo, Piazza fuori dai giochi, scheggia primo ferro da 3 punti, l'errore da parte degli ufficiali di campo che non avevano resettato il cronometro. Gli arbitri giustamente hanno fatto correre. C'è qualche problemino al tabellone dei 24, l'arbitro Furlan interrompe la partita. Si deve resettare il cronometro dei 24. Colloquio tra l'arbitro Furlan e Valentina Caramori, una delle tre ufficiali di campo. 15 secondi sui 24 per la GSA. Valentina, che è la moglie di un tuo collega, coach, sai di chi? No, sicuramente no. Dean Oberdan. Ah, non sapevo. Sono stati molto bravi in questo caso gli arbitri, perché non hanno interrotto il gioco, la palla aveva nettamente toccato il cronometro. Può starci, perché i 24 è veramente un attimo toccare o non toccare.
però l'obiettivo è fare 15 punti. Andrea non può tirare da metà campo, Andrea deve attaccare il canestro. 15 punti in 15 minuti, ragazzi, ce la possiamo fare, per la mia scommessa personale. Attacco per la GSA. Palla persa però per Udine. Gabellieri non lancia il contropiede, Brighi che ora riceve, Guei commette il fallo, Brighi segna, andrà un attacco tiro libero supplementare. Due brutti attacchi per Udine. Adesso Andrea Piazza ha perso una palla in maniera banale, prima non si era creato un buon tiro. Udine non deve rilassarsi, mancano ancora 5 minuti, io mi sbilancio, però Udine non deve rilassarsi. Brighi segna, il gioco potenziale da 3 punti viene portato a termine. Sì, difesa allungata tutto a campo per Rimini, una sorta di 2-2-1, no coach? Sì, anche se Tassinari è rimasto su Guie molto attaccato, per cui forse sarà qualche cosa di diverso. Monini sbaglia la tripla sullo scarico di Riccardo Truccolo, pronto Bellina sul cubo dei cambi per la GSA. 7-5 Udine, 6-2 Rimini, 4 minuti 26 secondi alla fine della partita. C'è il fallo della difesa, è il terzo fallo di squadra per la GSA. Diamo un po' di aggiornamenti dagli altri campi. A Pordenone, quando mancano 36 secondi alla fine del match, 69 Friuladria, 54 Milano. Quarto fallo di Piazza, coach. Sì, sicuramente non è un buon segnale per Udine questo. È uscito Principe, è entrato Bellina per la GSA e poi a Ponzano Veneto, 5 minuti 54 secondi al gong del quarantesimo, mentre Brighi commette a fare un attacco. Treviso 56, Orzinovi 65. Coach, sono in tanti quelli che ci stanno seguendo in diretta streaming. 105. Beh, sicuramente un bel successo, è molto bello. Diciamo che nelle occasioni in cui non riesco a venire al palazzetto qui a Udine, anche a me piace accendere la TV e sintonizzarmi su VVG Sport Channel, poi vedere il basket locale, che è sempre molto bello, sempre molto piacevole. Beh, se abbiamo scollinato quota 100, il merito è senza dubbio tuo, non di sicuro di Alberto Tonizzo, il nostro operatore, che però dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Ci ha già seguito in ben 4 trasferte, mica pizza e fichi. Intanto Bellina per Andrea Piazza, 10 secondi su 24 per la GSA. Gueye, forse c'è il fallo, non secondo gli arbitri. Gueye recupera il pallone, Brighi tocca per ultimo il pallone, rimessa per la GSA a 3 minuti e 51 secondi alla fine del match. Dicevamo, già 4 volte la GSA è stata trasmessa in diretta in trasferta, Ponzano Veneto contro Treviso, poi a Lecco, a Orzinuovi e a Varese. Piazza contro Brighi, Udine ferma quota 75 già da circa 2 minuti. Piazza, l'ex APS per Gueye, da 3 punti non va al Marziano, rimbalzo Gabellieri, Piazza da dietro, smanaccia il pallone, io recupera, bravo Andrea Piazza che è riuscito a recuperare un possesso fondamentale. Passa il tempo, Udine ferma quota 75, però ha le due mani saldamente su manubrio. Ancora Andrea Piazza per Bellina, riceve il ribaltamento di lato Riccardo Truccolo. Piazza gioca pick and roll con Claudio Molini, che rolla verso canestro ma non riceve. Piazza attacca dal palleggio Bosio. Piazza, l'extra pass ancora per Molini, da 3 punti, la firma del capitano. Game 7 match. Sì, è stato molto bravo Andrea Piazza però a penetrare contro Bosio e trovare un ottimo passaggio per Molini, come era stato anche bravo prima a trovare un ottimo passaggio per Guie. Se negli ultimi minuti Udine non era riuscita a procurarsi buoni tiri, adesso nelle ultime due azioni è stata molto molto brava. Cambio intanto per Udine, esce Usman Guie e rientra Filiberto Dri. 12 punti in 3 minuti, riusciranno i nostri arditi a raggiungere quota 90? Beh, lo speriamo. Ancora rimessa per compagine romagnola, in attacco Bosio che controlla. Ti passo di nuovo la linea, Max.
Grazie coach Brighi per Sque, o mezzi da tre punti, Sque penetrazione, Sque mantiene il controllo del corpo sul contatto di Federico Bellina, Monini apre per Andrea Piazza, 2 minuti 40 secondi alla fine della partita, Udine è molto ma molto vicina, anzi ormai ha già vinto la quarta partita consecutiva, ci eravamo già sbilanciati tempo fa, non dobbiamo smentirci. Ma speriamo, logicamente ci sono ancora 2 minuti e 30, però c'è tutto il tempo per Udine, intanto Monini devi segnare questo canestro, dobbiamo arrivare a quota 80, è stato molto bravo Klaus, ma adesso metterai 2 tiri liberi per raggiungere quota 80. Poi vedremo se coach Paderni inserirà alla fine magari Giovanotti, tra cui Paredone e Bianchini, che in quella fatidica serata contro Lugo non... ha dato una grossa mano nella scommessa personale con il sottoscritto, io ho puntato su Trevisini, avevo vinto, però Bianchini si è rifatto, sì, nella scorsa settimana a Varese nella vittoria in terra lombarda, Molini 1-2, 79 GSA, 62 Varese, 62 Rimini, scusate, 2 minuti 20 secondi alla fine della partita. Ricordiamo anche agli amici che ci seguono in streaming che intanto Squeo sbilancia Bellina e converte 2 punti. Ricordiamo anche amici che ci stanno seguendo magari da Rimini di sintonizzarsi, anzi di cliccare ogni settimana su fvgsportchannel.com nella sezione web TV, perché? Perché ogni settimana FVG Sport Channel in collaborazione con il quotidiano Messaggero Veneto organizza la top 5 settimanale. Bellina da 3 punti sbaglia. Top 5 settimanale che può essere votata da tutti gli internauti, da tutti gli appassionati di basket. Bellina recupera il pallone. 1 minuto 33 secondi alla fine. Più 15 GSA, 79 a 64. Andrea Piazza ha chiamato time out coach Paolo Rossi. La prossima opportunità, Andrea Piazza. Elude l'intervento alla difesa, Piazza e penetrazione, c'è il fallo però di Brighi, 2 tiri liberi per l'architetto che nel secondo tempo non è mai andato in panchina. No, però purtroppo Federico Bellina, sbagliando quella tripla, mi ha condannato, penso che sia veramente dura raggiungere quota 90, se arrivavamo a 82 c'era ancora qualche piccola speranza. Quinto fallo per Brighi, rientra al suo posto Hassan, time out richiesto da coach Rossi. Quando mancano 1 minuto e 17 secondi alla fine della partita, vediamo un po' gli aggiornamenti degli altri campi. Pordenone ha vinto 70-54 contro Milano. A Ponzano Veneto 3 minuti 11 secondi alla fine del match, Treviso 60, Orzinuovi 76, quindi Udine acchiappa al quarto posto in classifica, i trevigiani. Sì, Orzinuovi sicuramente è una buona squadra, nessuno vuole negarlo, hanno dei talenti con grandissimo hanno degli esterni, scusate, con grandissimo talento, per cui è una squadra molto temibile, però non mi aspettavo questo risultato a sorpresa, magari una vittoria poteva starci, ma con un minimo scarto essere avanti di 16 a Treviso a 3 minuti dalla fine vuol dire che anche Orzinuovi si propone come una delle candidate alla promozione di questo. A questo punto direi bellissimo girone, perché è veramente un girone di alto livello sia tecnico che fisico. Probabilmente con la crisi economica che c'è, ci sono tanti giocatori che sono scesi in questo campionato, però è veramente grande. Intanto c'è in panchina Ughi per dare il cambio all'architetto nel caso segnasse il secondo tiro libero. Direi che Andrea Piazza in questo terzo e quarto quarto è stato veramente veramente bravo. Piazza segna il primo tiro libero, pronto Ughi sul cubo dei cambi per sostituire l'architetto, 2-2 per Piazza che esce tra gli applausi. Andrea Piazza si prende i 5 alti da tutti i componenti della panchina, tra cui anche l'esordiente dirigente in panchina Carletto Nobile, tuo playmaker a Cividale del Friuli negli anni che furono. Carletto è stato un grandissimo giocatore, ma soprattutto un grandissimo giocatore di briscola. Non so se giochi ancora, ma è un grandissimo giocatore di carte. 1 minuto 11 secondi alla fine della partita, 81 GSA 64 Krabs,
Silvestrini segna il primo tiro libero. Dopo il canestro si bacia sempre il polso sinistro. Si chiama polso questa parte della mano? La zona radiale. Chiedo a te, tu che sei laureato nella cosiddetta scienze motorie, una volta era ISEF, 81-66 per la GSA, ultimi 60 secondi in arrivo, pronto Paridone Bianchini su cubo dei cambi, sì, è zona 2-3 per Rimini, Dri batte Silvestrini, Ughi, 5 secondi alla fine dei 24, Udine deve tirare, Bellina fa saltare Bosio e sacca il pareggio, resta il tiro. Federico Bellina più 17 per la GSA, 83-66, pronto anche David Ponovic per entrare sul rettangolo di gioco per la GSA, Tassinari canestro di talento puro, dopo il cambio per Udine. Standing ovation per Claudio Monini e Federico Bellina. Ma Klaus Monini, al di là delle statistiche, è un giocatore, tu lo sai che mi piace molto, è un giocatore eccezionale per l'equilibrio che riesce a dare. Può colpire da fuori, può colpire da dentro, difende, va a rimbalzo, è veramente un giocatore eccezionale. Udine sale così al quarto posto in classifica, acchiappandola De Longhi Treviso, 28 secondi alla fine, niente quota 90, coach Zuppia ha perduto anche questa previsione, truccolo per Ughi. Ughi, pareggio, resta il tiro, forse c'era anche il fallo, di sicuro c'è il canestro con la tabella, pur non avendola dichiarata. 8-5-6-8 per la GSA, coach Andrea Paderni dà un 5 a tutti i suoi giocatori, Tassinari altro canestro di talento, quando ormai i boy sono ampiamente scappati. 6 secondi alla fine, Ughi congela il pallone, la GSA batte Rimini, 85-70, coach Zuppi, la tua ultima disamina? È colpa di Federico Bellina che ha sbagliato due triple da solo, che lui normalmente non sbaglia, se no raggiungevamo quota 90. Dal Palasport Benedetti è tutto, un saluto e ringraziamento anche per Alberto Tonizzo, da Max Fontanini e coach Maurizio Zuppi, saluti a tutti gli sportivi e amanti del basket di FIVG Sport Channel. Alla prossima, da sottoscritto, auguri di buon Natale, buona fine e buon principio. Ci risentiamo assieme alla GSA Udine a Palasport Benedetti domenica 5 gennaio alle 18 contro Milano.